Salve, oggi preparerò delle patate e delle carote bollite. Le ho pelate, lavate e messe in casseruola con dell'acqua e del sale. Le farò cuocere insieme, ma ognuna manterrà il suo gusto e il suo sapore, perché con Magic Cooker succede questo. La patata non prenderà il sapore della carota e la carota non prenderà il sapore della patata. Quindi accenda a fiamma alta e aspetta il tempo di cottura. A dopo. Sono passati 10 minuti, vado a controllare e sia le carote che le patate sono già cotte. Quindi ricopro, spengo la fiamma e lascio 10 minuti in autocottura. A dopo. Terminata l'autocottura, ho lasciato raffreddare sia le carote che le patate. Le ho tagliate. Le carote a rondelle, le patate a pezzettini e le ho condite entrambe con aglio, prezzemolo, olio e pepe. Non ho messo sale perché lo avevo già messo nella cottura. E le mie carote bollite sono pronte insieme alle mie patate. Ognuna ha mantenuto il suo colore e il suo sapore. Grazie, alla prossima videoricetta. Se questa vi è piaciuta, lasciate un like. E se vi va, iscrivetevi al canale YouTube Magic Cooker Sicilia e Oltre per avere tutte le nostre video ricette. Ciao ciao, alla prossima!